23 ottobre 1942 nel deserto egiziano ha luogo la terza battaglia di El Alamein, lo scontro decisivo. Il deserto e il progresso stanno piano piano facendo scomparire le vestigia di quello scontro e quindi è dovere della memoria storica mantenere vivo quello scontro, quello che successe nelle sabbie egiziane 80 anni fa, mantenere viva la memoria dei reduci che parteciparono a quello scontro, che vide coinvolti in un fronte di oltre 60 km dal mare alla depressione di Al-Kattara truppe italiane e tedesche, e si immolarono nel tentativo di bloccare il passaggio degli inglesi. Truppe come l'Ariete, come la Ramke, la 90esima leggera tedesca, la divisione di paracadutisti Folgore. Gli inglesi erano riusciti nel tentativo di trasformare la tattica di movimento di Rommel, fatta di audaci puntate offensive, veloci avanzate, in una battaglia quasi da prima guerra mondiale. L'ondata lunga italo-tedesca si infranse verso la linea contro la linea di El Alamein che gli inglesi avevano avuto modo di fortificare da diverso tempo. Non solo, i rifornimenti americani in termini di carri armati pesanti come i Lee Grant o gli Sherman e di artiglieria facevano ormai pendere in maniera davvero molto ingente il bilancio a favore degli inglesi. Quello che gli inglesi chiamarono un attacco diversivo a sud nella depressione del Kattara fu in realtà un attacco pesantissimo, con la settima corazzata, con le truppe scozzesi, con i greci, con la Francia libera, un attacco che si infranse sulle linee della Folgore, ripetutamente battute insieme ai ragazzi della Pavia. Il successivo sfondamento a nord costrinse i paracadutisti a ripiegare nel deserto. Alcuni, pochi, riuscirono a scampare, molti furono catturati, fra cui Santo Pelliccia, di cui ho scritto, dalle velocissime truppe inglesi. Però dopo El Alamein fu la volta della resistenza sulla linea del Maret, fu la volta della battaglia di Takruna contro i neozelandesi, dove furono scritte altre pagine di gloria. I paracadutisti in particolare poi continuarono il loro impegno anche nel nuovo esercito, nella guerra di liberazione, scrivendo anche lì pagine di gloria. È certo che El Alamein è nel DNA di ogni basco amaranto di oggi, da quelli che hanno operato in Somalia a quelli che hanno operato in Afghanistan e in tutte le missioni che hanno visto i paracadutisti presenti, sempre nel ricordo di quel 23 ottobre del 1942.